Hype comunica sui social in due modi. Prima di tutto veicolando gli articoli, i link, e questo sui social che supportano i link, quindi parliamo di Facebook, poi parliamo di LinkedIn e di Twitter. Per quanto riguarda invece foto, video, didascalie, comunque news sull'attività federativa non solo nazionale ma anche territoriale di tutti i territori, sono ottimi, oltre ai social che ho già detto, anche Instagram e Pinterest, sia per le immagini sia per i video. Ecco, Pinterest, va detto, ci sta dando soddisfazione anche per quanto riguarda i link, perché supporta anche i link. E questo è il nostro modo per essere vicini nell'immediatezza, sia agli associati sia al pubblico degli agenti immobiliari, degli addetti ai lavori, ci seguono anche molti giornalisti di settore, sia anche al grande pubblico, che vede tutte le attività che noi facciamo per elevare la professionalità della figura dell'agente immobiliare. Sono tre social che sono particolari, hanno dinamiche loro, sono YouTube, Telegram e WhatsApp. YouTube l'abbiamo aperto da tempo e continuiamo a caricare sempre più video, e abbiamo visto che addirittura c'è stata una moltiplicazione del 1600%, un aumento del 1600%, quindi 16 volte tanto, del numero dei nostri spettatori, di coloro che si sono iscritti e che visualizzano regolarmente i nostri contenuti. Questo ci fa veramente molto molto piacere. Tutte le nostre campagne politiche, fiscali, le nostre iniziative, i nostri corsi li trovate chiaramente anche su YouTube. Il nostro canale è la TV di Fihype, si chiama Fihype TV, quindi la trovate così. Per quanto riguarda il canale Telegram, anche questo ci sta dando grandi soddisfazioni, è una possibilità di comunicare da uno a molti, è una specie di, come se fosse una newsletter, cioè praticamente uno si iscrive al canale, poi lo può silenziare se non vuole avere le notifiche immediate, e riceve due post al giorno. Noi facciamo sempre due post al giorno per aggiornare su tutti i social sulle nostre iniziative. WhatsApp per noi è anche questo un canale importantissimo, ci sono delle liste di distribuzione a cui si può aderire anche qui per essere aggiornati sulle nostre attività. In questo modo noi crediamo di avere proprio tutte le frecce al nostro arco per essere in contatto quotidianamente con chi ci vuole seguire. Quindi, com'è che si dice, bisogna fare la con la mani, iscrivetevi e commentate, mettete i like e vi piace.